Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questo appuntamento flash del sabato. Iniziamo dalla cronaca. Mai lasciare le chiavi di casa incustodite all'interno di un'automobile. Il rischio è che finiscano in mano a ladri esperti e ve la ripuliscano senza fare nemmeno troppa fatica. La squadra mobile di Pesaro ha arrestato nella giornata di ieri 4 persone, tutte con precedenti, specializzata in furti in appartamento. La banda, di cui faceva parte anche una quinta persona, minorenne, agiva partendo dalle autovetture parcheggiate nelle quali venivano lasciate le chiavi di casa. Aprire un'auto dunque per poi entrare senza problemi in casa e rubare indisturbati. Le 4 persone arrestate di 24, 26, 38 e 44 anni, tutte originarie di Bari, avevano scelto un albergo di Monteporzio nel Pesarese come base logistica per gli spostamenti. Il gruppetto si spostava a bordo di 2 autovetture pulite, ovvero non rubate, e poi entrava in azione. Una volta in possesso delle chiavi entrava in un appartamento e portava via tutto quello che era di valore. Gli agenti nelle stanze d'albergo a Monteporzio hanno trovato un Rolex e persino un servizio completo in argento. Le indagini adesso proseguono per verificare il numero esatto dei colpi messi a segno nella zona. Operavano in maniera micidiale e incruenta, nel senso che aprivano le macchine con una strumentazione molto sofisticata, artigianale però sofisticata, e poi prelevavano le chiavi che i malcapitati con leggerezza lasciavano all'interno dell'abitacolo, e poi, analizzando i dati del libretto della macchina, individuavano la casa. Quindi a questo punto la banda si divideva, quindi alcuni rimanevano effettuando un servizio di palo, di appostamento, e gli altri in maniera indisturbata facevano delle vere e proprie razzie. Lasciare le chiavi in macchina significa trovarsi il rischio di avere l'abitazione svaligiata. È stato proprio questo il motivo, il modus operandi di questa banda di professionisti pugliesi, quindi che sono venuti in trasferta, e l'attività investigativa si allargherà perché cerchiamo di ricostruire il percorso che hanno fatto e soprattutto di ridare i pezzi rubati alla gente che ha subito questo grave danno, che io penso che sia uno dei più dannosi in senso assoluto per le persone. Aveva trasformato la cantina di casa in una centrale di spaccio. Un campano di 49 anni residente a Fano è stato arrestato dalla polizia dopo una perquisizione del locale, dove gli agenti hanno trovato una 60 di grammi di cocaina divisa in dosi e un bilancino elettronico. Siamo al 20 giugno e ancora non c'è alcuna programmazione delle attività estive. Con la stagione già iniziata, mentre la città di Fano, gli operatori turistici e i cittadini rimangono in attesa di sapere che cosa fare, la maggioranza del sindaco Seri ha le prese con la spartizione delle poltrone, unico suo interesse. È la critica mossa dall'assessore ex assessore al turismo Alberto Santorelli e da Aramis Garbatini. Siamo al 20 giugno e ancora non c'è il programma estivo degli eventi. Non sappiamo veramente questa giunta cosa voglia fare dell'estate fanese. Li vediamo molto preoccupati a creare posti e a occuparsi delle poltrone rispetto al settimo assessore, rispetto alla presidenza del Consiglio Comunale, tutti intenti a litigare tra loro, e ancora gli operatori non hanno in mano il calendario degli eventi estivi, non sanno a chi rivolgersi per organizzare delle iniziative, il degrado nella città è imperante e quindi veramente chiediamo all'amministrazione di intervenire e di pensare una volta per tutte ai problemi della città, alla città, agli operatori, e di smettere di pensare solo a far politica tra di loro, litigare tra i partiti e a voler creare posti per sistemare delle questioni al loro interno. Sarà ufficialmente inaugurata domani domenica alle ore 20:30 a Mercatello sul Metauro la settimana di festeggiamenti in onore di Santa Veronica Giuliani e della Beata Margherita della Metola. Dopo il saluto del Vescovo di Urbino Giovanni Tani e del Sindaco si aprirà la mostra di pittura su Santa Veronica Giuliani all'interno del complesso monumentale di San Francesco a Mercatello sul Metauro. Nell'occasione sarà presentato anche il nuovo quadro dell'artista Gilberto Grilli intitolato La Spada in Santa Veronica, nonché altri 2 quadri realizzati dagli artisti Claudio Sacchi e Romina Rossi.
L'esposizione sarà composta da 30 pitture classiche ritraenti Santa Veronica Giuliani. La serata sarà arricchita dalla rassegna delle corali parrocchiali. Martedì 23 giugno invece in programma ci sarà il pellegrinaggio notturno dal centro della cittadina fin nei luoghi simbolo dove hanno vissuto le due donne. Finale di meditazione, canti e musica a Castel della Pieve, simbolica frazione di Mercatello sul Metauro. Gran finale domenica 28, Santa Messa in Piazza dello Sport con la partecipazione di due squadre di fioretto giovanile di Iesi e di Pesaro. Concerto della Banda della Polizia, il 27 giugno ricorre il centenario della nascita del grande tenore Mario Del Monaco, studente allora al liceo musicale Gioacchino Rossini di Pesaro, ora conservatorio. Il cantante debuttò nel 1939 a Cagli in cavalleria rusticana e le sue spoglie riposano nel cimitero di Pesaro. Per celebrare la ricorrenza, la questura di Pesaro Urbino, in collaborazione con il Comune di Pesaro, ha organizzato un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato con ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti, che si terrà domenica alle 21 presso il Teatro Rossini in occasione della Giornata Mondiale della Musica. Al concerto interverrà anche il capo della Polizia, Alessandro Panza. Un evento eccezionale, un evento da non perdere. C'è la banda musicale conosciuta in tutto il mondo, ci sono degli artisti famosissimi, presentatori bravi e un repertorio meraviglioso, e soprattutto c'è il nostro capo della polizia, a cui sono veramente orgoglioso, fiero di averlo e di portarlo in questa città bellissima di Pesaro. Meritava questo e speriamo di fare altrettanto in circostanze successive. E con questo appuntamento chiudiamo qui questa edizione flash del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.